Il brano che potete ascoltare di seguito è un brano che ho registrato qualche tempo fa con un grandissimo chitarrista che si chiama Claudio Quartarone. Sicuramente uno dei migliori talenti in circolazione. Con Claudio da tempo pensavamo di registrare qualche cosa e l'occasione si è concretizzata tramite una richiesta di Lorenzo Vella. Lorenzo è riduttivo chiamarlo fonico. Ha un bellissimo studio che si chiama Nightingale, ma Lorenzo si occupa da tempo di audio e video ad alti livelli. Quindi bastava la sua offerta per dire ci siamo, registriamo. In più quello però che ci ha colpito e ci ha incuriosito è che Lorenzo ci ha parlato di un particolare modo di registrare questo disco con una tecnica che viene definita binaurale, Della quale? né io né Claudio eravamo al corrente. Fondamentalmente voi vedrete che nelle riprese viene anche inquadrata una ricostruzione di una testa che è posizionata in un punto cruciale per riprendere quello che succede. Quindi per me io la vedo così, è una ripresa che si rifà a una tecnica del passato. Ricordiamoci che prima dell'avvento dello stereo, dei registratori con le tracce, eccetera, eccetera, le registrazioni erano fatte fondamentalmente con il posizionamento di un microfono. Messo in punto giusto, il microfono prendeva la batteria più lontana, il sassofono più vicino, eccetera, eccetera. E in fondo quello era già il mix. Nel momento di posizionare il microfono, noi avevamo già quello che si sarebbe ascoltato poi su un giradischi. Ora però questo viene coniugato con un microfono che non è mono ma è stereo, ma non è solo questo. Questo tipo di tecnica permette all'ascoltatore di non avere neppure un fronte stereo limitato al fatto di avere destra e sinistra, ma di ricostruire l'esperienza, l'impressione che tutti noi abbiamo quando ci troviamo di fronte a uno spettacolo musicale, avere la fortuna di essere vicino alla batteria, al sassofono, al pianoforte, eccetera. In questo caso due chitarre, ma vi assicuro che quando Lorenzo mi ha fatto sentire in cuffia quello che avevamo registrato sono rimasto molto sorpreso e la mia prima sensazione è: ma quello che ascolto viene da qui o è fuori? Pensavo che ci fossero le casse aperte o qualcosa del genere. Invece no, era semplicemente l'ascolto che la cuffia mi restituiva. Ora, è chiaro che il massimo di questa fruizione di ascolto si ha con delle cuffie che hanno un prezzo importante. Però il buono di questa registrazione è che comunque anche un ascolto con altoparlanti o con cuffie più modeste, come sono quelle che io ho, molto più modeste, la resa è comunque molto bella. E sono molto contento di aver fatto questa registrazione, sia perché ho registrato finalmente con Claudio, e sia perché ricorderò questa esperienza con piacere, col piacere di averla fatta. Spero che il brano vi piacerà. Si tratta di In a Sentimental Mood di Duke Ellington. Aggiungo che sentirete che non siamo solamente io e Claudio, ma c'è una batteria. Questa batteria non è una vera batteria, ma è un loop che abbiamo voluto per dare qualche cosa di diverso al duo, e anche questa però è stata ripresa con la testa e il microfono, perché è stata riprodotta con dei super altoparlanti che contribuiscono alla resa finale. Bene, spero che ascolterete e vi ringrazio comunque. Ciao ciao. Fiorentino, Claudio Quartarone è un progetto nato un po' di tempo fa, per me è importantissimo perché ho avuto modo di collaborare con uno dei miei miti e ne ho avuti veramente pochi, soprattutto chitarristici. E insomma, sono
suonare con lui è stato meraviglioso, anche a livello personale ci troviamo come se ci fossimo conosciuti da sempre. E lui mi ha influenzato, cioè tutta la mia produzione musicale è stata influenzata da lui, soprattutto nel suo disco che si chiama Alice, insomma, che trattava di sperimentazioni con chitarra elettronica, eccetera, eccetera. Tornando al progetto, è qualcosa di veramente forte, nasce da la nostra collaborazione, ma anche l'idea di Lorenzo Vella, che è il proprietario del Nightingale Studios, dove noi abbiamo registrato questo progetto, che all'inizio mi ha coinvolto in una registrazione che prevedeva soltanto me, ma poi ho avuto l'idea di coinvolgere Umberto. Tra l'altro Lorenzo voleva coinvolgere Umberto voleva chiamarlo per registrarlo nel suo studio, quindi abbiamo colto l'occasione e abbiamo potuto registrare questo progetto, che si sostanzia in questi tre video principalmente. Uno che è molto particolare perché abbiamo suonato con un impianto hi-fi di livello mondiale, tramite le collaborazioni di Lorenzo Vella, appunto. Quindi noi suoniamo su una sorta di base, su un impianto hi-fi, insomma, molto particolare come situazione. Gli altri invece sono uno standard, un pezzo mio. L'esperienza dello studio è stata veramente positiva perché è uno studio veramente fuori dagli schemi, ma nel senso che c'è un'atmosfera estremamente rilassata, ma allo stesso tempo con una attrezzatura veramente fuori dal comune, cioè si parla anche di analogico, quindi veramente livelli top, cioè roba che si vede raramente. Inoltre la registrazione è stata fatta con una tecnica che si chiama binaurale. Cosa significa? Che la registrazione, una volta quando l'ascolterete, sarà come essere lì nello studio praticamente con noi mentre registravamo. Diciamo che è una delle tecniche più realistiche che esistono ad oggi, quindi ecco, felicissimo di averlo fatto, e grazie al maestro Fiorentino, grazie a Lorenzo Vella, grazie a chi lo ascolterà. Salve cari amici, di solito non è mia abitudine mostrarmi in video, ma voglio prendere l'occasione per ringraziarvi personalmente per aver visionato e ascoltato questo video di presentazione fino in fondo. È stato per me un piacere, un grande onore, un privilegio aver avuto la possibilità di registrare questi due grandi chitarristi e compositori. In primis il maestro Umberto Fiorentino, che non ha bisogno di particolari presentazioni. Posso solamente dire che nel corso dei decenni ha ottenuto grandi riscontri e successi da parte del pubblico e della critica. Ed è entrato ormai a far parte in pieno titolo nella storia del jazz italiano. Claudio Quartarone, che oggi è considerato uno dei più grandi chitarristi della sua generazione. Bene, questa registrazione è stata effettuata prima dell'emergenza Covid-19 e fa parte di un progetto album il quale spero orgogliosamente di far uscire presto per la nostra etichetta discografica. Per questa sessione di registrazione, come hanno già spiegato abbondantemente Claudio e Umberto, abbiamo utilizzato un impianto hi-fi di alta qualità che generalmente utilizziamo come riscontro finale per le nostre registrazioni e per i nostri prodotti musicali.
Sicuramente la registrazione rende al massimo con un buon sistema cuffia, ma l'abbiamo ottimizzata anche per un ascolto su diffusori acustici. L'acquisizione microfonica è stata affidata a Neumann KU100 e vi consiglio di ascoltare per ora dal web, anche se pur con un audio compresso, ma magari con una buona cuffia di qualità. La nostra cuffia di riferimento assoluto è la Twin Pulse della Spirit Torino di Andrea Ricci e credo fermamente che ad oggi sia uno dei migliori sistemi cuffia a livello planetario che voi potete trovare in commercio. Bene, concludo nel consigliarvi quindi la visione di questa session direttamente sul nostro canale YouTube. Se vi fa piacere mettete un like, sicuramente a noi fa piacere, quindi iscrivetevi in modo da avere aggiornamenti sulle nostre prossime pubblicazioni, le quali comprenderanno non solo video musicali ma anche video didattici molto particolari realizzati da grandi musicisti e ospiti d'eccezione e poi molto molto altro. Bene, io vi ringrazio ancora una volta e vi auguro buona visione.